Oggi mamma Rita vi fa qualche piccola ricetta. Oggi ho avuto tempo e così si fa qualcosa di bello. Il tempo è molto grigio, vento forte e noi ci divertiamo un po'. Ciao, a dopo. Eccoci, incominciamo il lavoro. Oggi vorrei fare pansotti con le verdure già passate, di bietole, un po' di borragine, e poi due pansotti col sugo di cinghiale. Questo è già il cinghiale passato. Pian piano andiamo all'opera e poi vi farò vedere. Con questo per adesso continuiamo il nostro lavoro. Adesso facciamo il sughetto. Qui facciamo il soffritto. Qui abbiamo i nostri pelati fatti in casa. Qua. Poi qui abbiamo tutti gli ingredienti. Eccoci per fare il sughetto. Prendiamo il fuoco. Qui dentro c'è cipolla, prezzemolo, mettiamo un goccino d'olio, io lo metto all'ultimo perché fa meno male. Eccoci qua, non faccio tanto soffriggere perché non fa bene. Mettiamo il cinghiale. Allora. Devo mettere ancora un po' di cipolla. Un goccino di vino bianco, poi lo metto all'ultimo io, eh.
Adesso versiamo questo bel pomarì. Ah, per il buccia chiaro. E facciamo cuocere un po'. Adesso chiudiamo e poi andiamo avanti con le altre cose. Ecco, il sughetto cuoce. Poi aggiungiamo ancora prezzemolo. Ho messo l'origano, altre cipolle. E adesso facciamo il ripieno. Il ripieno, qui ci sono le verdure, uova, formaggio, un po' di pepe nero, un po' di noce moscata, olio e un po' di pane in ammollo. Adesso facciamo il procedimento. Eccoci, eccoci al lavoro, sempre abbiamo spostato di camera. Fuori c'è vento, qualche addobbo già di Natale. Qualche addobbino. Questa qui è una casa da lavoro. Ho fatto poche cose ancora di Natale, non so, l'albero grande non lo farò, l'ho fatto là con una pianta. Eccolo là, e poi si vedrà. Guardate che bel cane mi ha regalato la mia bimba. E qui incomincia il bello! Questa mattina ho l'aiuto del mio maritino, perché quando faccio i lavori un po' all'ingrande c'è lui. È un uomo tutto fare. Oggi è nuvoloso, non può andare nell'orto. Cari ragazzi, questo è il mio candelabro con i miei tum. Con l'uccellino, questa è la porta, piccole cose, però fa già Natale abbastanza. Ah, là c'è l'arco, ragazzi, non ci fate caso, la casa è così, la casa è un angolo di lavoro. Due tavoli ingombrati e bisogna sbrigarsi perché poi arrivano i nostri clienti, Noi ce l'abbiamo fissi, cari. Là c'è una ghirlanda. E poi dopo si farà. Pian piano faremo tutto. Allora concentriamoci qui
sugo fatto. No, sta cuocendo, non è fatto. Qui facciamo la pasta. L'abbiamo fatta con acqua tiepida, uova, farina, olio, sale. E poi facciamo i panzotti. Io per dire la verità sono già stanca. Sono già stanca. Poi mio marito è preciso, lui ci mette. Ecco che arriva col ripieno. Amore, l'hai già fatta la sfoglia? Ah, non l'avevo vista. Ah, quell'uomo, delle mani d'oro. È capace a far tutto. E ha tanta buona volontà più di me. Questo bisogna dirlo. Io lo faccio, ma li mangerei anche senza farli. Però ne faccio sempre da mangiare, dico la verità. Mi piace anche, a parte gli scherzi. Mi piace, però poi c'è da pulire tanto, ma noi non ci facciamo caso perché la nostra è così. Non è una casa lì fatta per vedere, è fatta per adoperare. Con tutti i suoi profumi, di stoccafisso, di cinghiale, di tutte le cose che si può fare, ma che oggi se ne fanno un po' meno. Noi le facciamo sempre. Che cosa, già mezzogiorno, amore? No, qualche morto. Ho sentito suonare le campane. I panzotti sono una cosa un po' che non sono tanto precisi, come i ravioli. Però il mio amore fa bene. Ci andrebbe anche la ricotta, però noi abbiamo pensato così. Sono ancora più leggeri. Verdurine, formaggio, uova, olio e poi tutti i gusti che ci vanno, che sono di nostro gradimento. La rotella, amore, te la vado a prendere. Un attimo. Vedete che bello? Quando uno tiene il telefonino, perché io non sono mai capace a metterlo bene, riesce a riprendere bene il lavoro. Quando ci sono da sola, ragazzi... Invece così lui lavora e io guardo. E vabbè, ma lavoro anch'io. Vedete, sono così, poi si possono fare tante forme, tanti farina. Ho uno stile a fare tutto quest'uomo. Sono stata proprio fortunata. Anche se tante volte lo grondolo un po' così perché sta troppo lì, è troppo preciso, però...
Non ce n'è altri, bisogna dirlo, pieno di bravura, tutto per la famiglia. È molto più serio di me, però qualcheduno ha famiglia, io la figlia, ci vogliono un po' più pazzerelli, non si può mica essere tutti, però poi... È più stretta che l'hai fatti così, sì? Eh? Sì. E vabbè, la grossezza è la stessa poi. Com'è bello riprendere così, si riprende bene. Vedono le mani lavorare, che è un piacere. Poi si possono fare anche con la salsa di noce, salsa di pinoli, ragù di carne normale. Noi abbiamo il ragù di cinghiale. Però li facciamo come vogliamo poi. Poi anche olio e parmigiano vanno benissimo. Così sono proprio magre. Poi per farle più saporite, nel ripieno ci andremo un po' di soffritto. Io faccio le cose più semplici, più digeribili. Poi volevo mettere qui in questo tavolino dove c'è il ciclamino un alberello vero, però ci vanno sempre i cagnolini, non lo so. Vedete, qui ci starebbe bene. Vedete di quelli lunghi, un po' stretti, che non ingombrano tanto. Vedere ancora questa sfoglia, tanto poi è tutto uguale la cosa.
così poi vado a vedere un po' il sugo. E poi vi faccio vedere il lavoro che manca. Il procedimento è lo stesso per tutti gli altri pezzi. E con questo per adesso vi saluto. A dopo! Eccoci! Ravioli quasi pronti! Clienti arrivati! Guardate come bollano! Qui tagliatelle! L'albergo non mente! Cane che abbaia! Se era quella a fare! Eccoci, lo vedete il mio amore che prende il sole? Lo vedete mio amore? Ci siamo quasi. Ciao Marchetto. Ecco la mia bimba dorata! Jingle bell, jingle bell! Il mio occo che va per pappa! Ma prendi all'altezza della vita, mamma, la gente! Così? Te lo fai, vecchio! Oggi sono belle di chi puce, eh? È il mio cuoco adorato! Ah, non se ne niente! In notte con voi a fotografare! Sughetto pronto. Ragazzi, buon appetito. Noi siamo quasi pronti. Io inizierei ad aver fame. Lei inizia a aver fame e ne trovo bello pronto. L'unico che ha lavorato è il mio amore, ma anch'io ci ho dato una botta, Ragazzi, vi saluto, buon pranzo a tutti e un arrivederci a presto da tutti noi con tanto affetto. Buon pranzo! Auguri! Auguri! Eccoci, i nostri panzotti, ecco qui che c'ho l'aiutante, speriamo siano buoni, con questo vi salutiamo. Ciao a voi e famiglia! Buon appetito e grazie di averci ascoltato, se ci ascoltate.